stiamo parlando di come Maria ci insegna ad essere come lei, vergine e madre del figlio. Non sto dicendo un'eresia, perché ogni cristiano deve portare Cristo agli altri. Quindi in questo senso va intesa la maternità, che non è un fatto solo fisico, anzi per niente in questo caso, ma la maternità in questo senso è un fatto teologico, è un fatto spirituale. Allora, perché una maternità sia vera deve essere feconda, e abbiamo visto in questi giorni come noi possiamo vivere la nostra fecondità, possiamo rendere il nostro rapporto con Cristo, con questo qualcuno, con la persona che è Gesù, il figlio del Dio vivente, attraverso i sacramenti, attraverso la carità. Maria stessa è stata, come dire, coinvolta in questo mistero. Ecce ancilla, ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Così rispose Maria a Gabriele. Gabriele le porta l'annuncio, la parola, che è Gesù, e questo Gesù prende possesso di questo corpo, di questa carne di Maria, e Maria diventa la donna della parola, la madre della parola, l'unica parola del Dio vivente che è Gesù. Allora, come io posso, guardando a Maria, essere madre di Gesù, grembo di questa parola, ascoltando e vivendo il Vangelo? La parola di Dio è il canale attraverso cui il Signore ci rende vergini, cioè terreno, luogo, cuori, cuore adatto alla grazia, e attraverso la grazia, attraverso l'accoglienza di questa grazia, noi diventiamo grembo della parola di Dio e quindi partoriamo al mondo questa parola che è Gesù. Ma questo non è un mistero, una realtà del passato, no, questo è un mistero, è una realtà che avviene ancora oggi, che deve avvenire ancora oggi nella tua vita, che deve avvenire nella mia vita. Che bello, no? Maria ci insegna ad essere madre del suo figlio, come lei lo è stata, perché lei era madre del figlio, ma anche era figlia di Gesù, di cui era madre, no? È un gioco di parole che invece è una grande e bella verità. Sentiamoci allora oggi anche noi con Maria, figli di Gesù, ma anche in un certo senso madre di Gesù. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!